Bella a tutti ragazzi, un saluto da Mirko, bentornati su questo nuovo video dedicato quest'oggi a un titolo in VR che gli sviluppatori mi hanno mandato e che ringrazio, si chiama Survive ed è molto interessante. Ve lo presenterò oggi, ma non sono da solo perché oddio, abbiamo alla finestra uno strano figuro che ci saluta e che si ecco e fa gesti inconsulti. Eccoci qua, buongiorno, siamo con Indie Gameplay Ita. Voilà, ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche per chi sta guardando il mio di video. E... Stai prendendo l'estintore, ti vedo. Ok, ma funziona? No. Allora, permettiamo una cosa, tu stai usando un metodo di movimento diverso dal mio, perché io cammino. Esatto. Esatto, io dato che con l'Oculus, come sapete, mi è arrivato diciamo da poco, di conseguenza stando in piedi e mantenendo un movimento fluido, che naturalmente sul gioco si può avere perché potete scegliere quello che volete, io ho ancora qualche problema di equilibrio, più che altro mi manca l'equilibrio ogni tanto, quindi preferisco muovermi ancora con il teletrasporto, quindi è un movimento ovviamente meno fluido, scusate se magari sarà un po' più fastidioso da vedere, ma mi ci sto ancora abituando, quindi abbiate pazienza un attimo che mi abituo. Invece Indie è già abituato, quindi utilizza un movimento fluido, diciamo. Allora, noi abbiamo iniziato questo gioco una sera tra di noi, abbiamo fatto il tutorial, devo dire molto interessante, gli sviluppatori italiani, e a me piace molto il feeling delle armi. Come avete capito è un survival horror, quindi avremo a che fare con zombie, dovremmo sopravvivere, quindi qua siamo alla parte più interessante perché dietro Indie c'è quella porta e c'è appunto l'armeria, quindi avremo a che fare con un bel po' di armi. C'è anche un tizio che ci sta mettendo fretta e mi dà un po' esatto, qua vedete che possiamo anche caricare, molto molto bella questa cosa. Ok, qua come si apre sta porta? Non riesco a... Aprite! Ah, madonna, ha spaccato il vetro! Oddio, io non riesco ad aprirla. Aspetta. No, vabbè. Ha spaccato il vetro. Se vogliamo passare dal vetro rotto, ma... non riesco. Scusi, non potrebbe puntarlo da un'altra parte, cortesia? No, lo sposto perché è anche carico, tra l'altro. Sul petto. Ah, mi apre lui la porta, ok? Io ho fatto danni. Ma, oddio... Il fucile nel naso. Questo è il paradiso di ogni appassionato di armi, assolutamente. Potete anche cambiare, credo, ok, la modalità di fuoco. L'unica cosa che sto riscontrando come difficoltà è il metodo di impugnatura, che è abbastanza particolare, bisogna un attimino imparare a usarlo. Sì, perché tra l'altro cosa carina è che se si prende il fucile con diciamo la seconda mano, come vedete adesso con la raffica, se io non lo tengo avete visto come rincula e quindi va ovviamente in alto, mentre invece tenendolo con la mano si riesce, quindi abbiamo qua il paradiso delle armi da scegliere. Sì, la cosa bella è che questo gioco ti fa inserire l'altezza. O almeno, esatto. Credo... E quindi si vede l'effettiva differenza. Esatto. Siamo anche gemelli perché siamo identici. Sì, siamo uguali. Siamo assolutamente uguali. E possiamo mettere mirini, laser, proiettili di vario tipo. Qua abbiamo la Desert Eagle, bellissima. Io magari mi piglio intanto due Desert Eagle. Ce l'ha già il caricatore, quindi questa la mettiamo qua. Questa la mettiamo qua. Questa mettiamo nello zaino. Il problema è che vanno caricate, quindi devo appoggiarne una, caricarla, okay. Poi appoggio l'altra. Speravo si potessero caricare così, ma invece non si riesce. Pensavo si potessero caricare tipo così, ma non le fa caricare. Ma poi sono fatte molto bene, anche il movimento che fanno, il fatto che... Allora, gli mettiamo magari un mirino laser, se riesco a prenderlo. A new player has joined the game. È entrato un nuovo giocatore. Chi è che è entrato? Non lo so. Sento anche il mio ritorno. Aspetta che prendo il tablet. Chi? Che cacchio è? Una sessione? Allora, ok, ho mutolito questo Time Lord che è entrato. Lo devo buttare fuori? Sì, sì. Eccolo lì! È uguale a noi! Beh. Oddio! Oddio! Ok. Aspetta, Ok. Ma ecco, per sicurezza.
Magari era uno degli sviluppatori. Sì, infatti. abbiamo massacrato. Allora, ma io non riesco a prendere sto mirino laser qua. No, ma ce lo fa fare dopo. Ah, ok. Ti ricordi che ci faceva prendere anche la rivista? Ah, sì. Okay. Ok, allora, eravamo arrivati. Prendo. Ah, tra l'altro, ricordiamo che il video è visibile dalle due prospettive sui due canali. Sì, assolutamente. Allora. Ok. Intanto ci armiamo a dovere. Adesso la cosa difficile sarà scegliere l'arma, perché qua veramente è il paradiso. Sembra la stanza quella in Matrix dove scelgono le armi. Esatto. Allora, io starei magari su questo piccolino, che c'ha anche l'impugnatura davanti. Va bene, questo magari lo buttiamo giù. Oppure la cosa più bella è queste, le armi sono fatte bene e poi soprattutto potete sganciare i caricatori. Siamo pronti a far saltare le teste. Bene, qua abbiamo il nostro inventario con i vari caricatori. Ma perché me li ha buttati per terra questi? Poi io sceglierei fucile. C'è anche il cecchino da qualche parte. Questo. Ah sì. Questa pesa. Ok. Volevo mettermelo al petto. Ah, invece io non capisco come mettere le riviste, perché la rivista... No, devi metterla nello zaino. Ma non me la metto, me. La butto per terra. Dietro la schiena? Sì. Te la butto per terra anche a te. Non capisco. Okay. Ah, aspetta che ce lo spiega. Ok. Le riviste, ok. Troviamo queste riviste. Va bene, mettila nello zaino. No, devi metterla dietro la tua spalla a destra. Fatemi la messa. Dietro la spalla a destra? Ah, ma perché è tutto guidato adesso, quindi non possiamo prendere niente se non quello che ci dice lui. Esatto. Ok. Qua ho montato il laser, la torcia in questo caso. Ma su cosa? Sul mitra, sì. Ah, ma io ho preso il cecchino. Sì. Ma penso che puoi farlo anche sul cecchino, immagino, eh? Vediamo. Niente, questa non riesco a metterla. No, su questo non si può mettere. Non si può mettere su questo. Non te la fa mettere? No, prendo l'altro allora. Ok. Allora, la torcia l'abbiamo fatta, qua abbiamo anche quello per curare. Okay. Andiamo avanti, non è così importante. Ok, me l'ha messa, perfetto. Ok, uno spray, un trapano. Questo è bellissimo. Sì, no, ho attivato questo. Questo è il sangue di Zoe, cioè del sangue che praticamente ci possiamo cospargere di sangue per non farci sentire dagli zombie. E vedete, oddio, mamma mia che... Ah, sì. Si vede anche così, siamo... Però camminiamo piano. Sì, esatto. Infatti anche il teletrasporto viene limitato a un'area molto più piccola. Va bene, bello, divertente, però bisogna andare all'avventura. Sì, esatto. Beh, ci sta ripetendo le stesse cose. Ok, dai, schiaccio il bottone. Schiaccia. Ma non c'è un mirino? Un mirino no. Vabbè, niente. Vado? Vai. Aspetta che ho raggiunto il limite della mia stanza. Ah, perché i due... aspetta. No, ho le mani di merda. Hai lo zaino pieno. No, le frecce le ho prese. Possiamo anche, ovviamente, prendere l'arco. No, ho preso questo. Ok. Sto facendo un casino qua.
Che spettacolo. You successfully completed the mini course to become a zombie killing motherfucker. Sì, ma l'arco non mi piace. Ok, riprendo. Era solo il tutorial, ok. Allora, prendo questo. Ok. Prendo la torcia. Ah, perché? Ecco perché. Un coltello. Ho capito. Aspetta, io prendo magari l'accetta. Ok. Allora. Ok. Cacchio, io solo, solo che ho preso il medikit, sentilo, lo butto via, preferisco prendermi due caricatori. Allora, eccolo quindi... il mirino, eccoli i mirini. Ah, cos'è? Adesso mette tutto, ok. Questo qua cos'è? Il silenziatore, sì. Ok. Hey, ah, c'è anche il silenziatore, bello. Adesso posso metterlo. Ma mi ho le mani veramente... Mani... Ma no, ma mani di cacca anch'io. Ma perché non tiri su? Okay. No, ma il silenziatore forse su questo non si può mettere, mi sa. Ah, praticamente noi fin quando non leggiamo le riviste non sappiamo come si equipaggia sta roba. Devi prima imparare come si fa. Ah, ma qua non ci sono le riviste, ok? Perché prima era solo il tutorial. Ma manco il mirino. Niente, possiamo mettere, ma siamo, cioè, nelle mani di burro, cioè, per montare un mirino. No, no, il mirino, neanche il mirino ti fa montare, io ho montato il silenziatore e non ce l'ho fatta. Risolto. No, a me non fa, aspetta, forse la torcia posso montare. Ah, sì, la torcia sì, ok. Posso montare la torcia, ma non il mirino. No, fa, ups, perfetto. Ah, io quasi quasi, ecco, faccio anch'io così, tanto ho una mano libera, quindi... Prendiamo un Uzi. Insieme a comunicazione debole nell'ultima uscita non sono vista brutta. Okay. Devi rifornire il generatore. Arrivano. Sai che questi corrono. Occhio, perché ce ne sono alcuni che corrono. E dai. Muori, mamma mia. Gli salta via la testa. No, è bellissimo alcuni... l'esperienza bello. di mira sì. Nel VR è la cosa più bella che... E non rende minimamente invidia, è quello il problema. No, è vero. Io ho già finito un Uzi. A parte, vabbè, io poi parliamo di un gioco in sviluppo, le mani vanno un po', diciamo, dove vogliono. Poi se avete la possibilità di avere lo spazio in casa, vi potete mettere in ginocchio e mirare come fareste normalmente. Oh cacchio! Io sono un cane in tutto questo. Niente. No, non passo dalla rete, ne arriva uno che corre. Niente, okay, niente. Okay. Non si scherza più. Ok, mamma mia. Ok. Occhio. No, finiti i colpi! No, vattene via. Porca vacca. Oddio. Ok. Ok, dai. Mamma mia, la Desert Evil c'ha un rinculo però che è mostruoso. Finiti i colpi. Cacchio, mi è cascata l'arma. Ok, occhio. Devo usare l'altra. Che poi la cosa bella è che ci si può passare armi. Sì, sì. Porca, ho finito i colpi. Che miseria. Senti, manda. No. Ok. C'è l'headshot ovviamente, quindi se li pigliate in testa schiattano. Ed è bello perché se li prendete invece alle gambe, vedete, potete staccargli vari pezzi, braccia, gambe e quant'altro. Occhio che ne arrivano a destra. Ok, sono finiti. Ammazza quanti erano. Eh sì, e io anche ho finito i colpi, credo. Fammi vedere. No, dovrebbe esserci un dentro. Grazie che mi fa luce. Conviene... Ma torniamo dentro che ci riforniamo un attimo? Sì, ma mi sa che c'è... Già che,
No, sa che abbiamo già finito praticamente sì, tutto ciò che avevamo. Sì, infatti. Scusi, perdoni. Vada. Ok, allora. Qua vediamo di tirar fuori il caricatore. Ok. Ah, ma non ce ne sono più. Ah, no, eccoli qua. Ok. Perfetto. Questa la mettiamo via. Allora, la Desert Eagle. Prendo questo. Un Desert Eagle. Ok. Che gli manca il caricatore. Lo prendo e lo carichiamo. Perfetto. È già caricata, no? Abbiamo un mirino laser. Possiamo ma è già, ho preso un caricatore scarico. Ah. Niente, solo la torcia possiamo mettergli. Ora. Questo è carico. Ok. Sì, adesso ok. Mettila via. Ok. Altro direi che potrei prendermi questo, che mi piace molto, sembra quello di Mass Effect. Eh sì, quello sì. Okay, allora, io dato che voglio fare stile Rambo, vediamo di fare anche così, però aspetta perché devo fare un attimo una cosa, devo prima caricare questo. Ok, mollalo giù un attimo. Vediamo questa. Dove sta? Qua, carichiamo e facciamo così. Ok, okay. Sono pronto. Ho preso 58 armi. Aiuto! Dove mi sono incastrato, ok. Andiamo, andiamo. Perfetto. Da che parte? Bella domanda. Adesso di là mi sa che è chiuso a destra. Forse dobbiamo andare a sinistra. Andiamo a vedere perché. Si possono anche, altra cosa bella, aprire le portiere delle macchine. Ops. Vedere se c'è dentro qualcosa. Ma qua non vedo nulla. Possono anche spaccare i vetri. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Qua c'è una valigia, ma credo che non ci sia dentro nulla. Andiamo di qua. Ambientazione molto bella, nel senso che molto cupa, tutte macchine rovesciate. No, di questi si può andare. Andiamo a vedere. Poi ci sono delle case che sono punto di salvataggio e dovete avere tipo il trapano per scassinare la serratura ed entrare e poi vedere di salvare. Esatto, allora qua c'è uno zombie. E bisognerebbe fare silenzio col silenziatore, però già... Il silenziatore non possiamo montare. Qua c'è una casa, io credo che sia visitabile questa casa qua, mi sì, sa. Sì, ma ci sono anche tutta una serie di zombie che... Con l'Uzi direi che... Bravo, un colpo... Ok, cavacca. Okay. Prenderlo a due mani. Il corro non sono... Ma il mirino, dove cavolo è su sto fucile? Ok. Being out there with no ammo is hard. Ok, senza munizioni a fuori è dura, lo so. Guardati sempre intorno. Salve signora. Stia brava. Okay. Allora, vado a stendere quei due là, poi vediamo nella casa. Anzi, tre ce ne sono. Vedete, gli ho staccato il braccio, mamma mia. Aia! Dov'è? Cacchio. Ho visto che la schermata mi diventava rossa, ma non mi dava feedback. Mi manca il medikit. Vabbè. Non ce l'ho neanch'io. Ma tipo sta casa qua potremmo... sì, mi sa che si può entrare in questa. Prova ad aprire, io ti guardo le spalle. Ah, io apro? Ok. Prova. Vedi se si apre. Magari è da trapanare. Probabilmente sì. Però... Il trapano non ce l'abbiamo. No, ce l'ho preso forse io. Sì, l'ho Ah, preso ce io. l'hai? Sì. Ah, perfetto, prova. Aspetta che mi è caduto qualcosa. Che continua a sfuggirmi Intanto dalle mani. controllo la strada. Ma no, continua a sbagliare. Allora, scusa, questo qua mi ha un po' scassato i ball. Ma... Allora, vediamo. Qua ci sono alcuni zombie sulla strada, eccolo che Ma arriva. non riesco a prenderlo, sai? Non ti prende il trapano? No, ok. Ma no, non è difficile. Bisogna solo avere dimestichezza con i tasti. Vado, Vai, vai. eh. Intanto ho Ok. gambizzato uno zombie che però ancora vivo striscia. Facciamogli saltare la testa. Ah, si poteva entrare quindi, Sì, ho fantastico. forato la porta. Bellissimo. Link in descrizione per vedere l'operazione. Esatto.
Allora, una fatto rivista, una salvare. rivista, una rivista, guarda Bene, bene, i mirini. Guarda, guarda, guarda. La eh sì. E vuoi? La come si fa a leggere? metti nello zaino. Andiamo. Aspetta, appoggiamo qua Luzzi. Sento Oh. camminare. Occhio, sento camminare io. Sì, tu prendi, fai qui e io copro. C'è una collaborazione in VR che veramente nessun altro gioco, perché comunque si può gesticolare, ci si può passare in qualche modo le cose, poi lui è un po' Zombie, moonwalker. zombie, 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 zombie. Aspetta. Fatto, Ah, ok, ma è spavento. So che a me non la mette nello zaino, non so se. Porca vacca, c'avevo il fucile anche di qua. Non so se perché ho lo zaino pieno. Prova a togliere un ho chiuso, ho caricatore chiuso. mentre questa. No, non me la mette a me, io non capisco perché. Boh, prova a metterla tu. A parte che ce n'è due, ok, di riviste. Scusami, scusami, ma io ho un attimo da fare. Oh, adesso me l'ha messa. Che cosa è Aia, successo? aia. Cosa è successo? Dove? Dove? Chi? 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 No, volevo suonare il pianoforte e mi è caduto Ah. il copa ai tasti. Sulle mani. Sì. Allora, metti un attimo qua, fammi vedere. Ah, quindi io ho imparato a mettere i mirini, L'hai messo nello tecnicamente. zaino alla Sì, e fine? mi è sparita. Aspetta che arrivano, li sento. Stanno arrivando, sì, sono tutti fuori, stanno facendo il giro. Sono qua sulla finestra. Sì, li vedo. Perché non mi mette il caricatore nello zaino? Vabbè, qua sono finiti i colpi, adesso è giunto il momento di finirli dalla finestra. Scusi. Occhio che arrivano. Niente, a me non mi mette le cose nello zaino, fa una fatica. Aspetta, Sono allora. tutti qui. Arrivo. Dove sono? È fuori dalla porta, ma penso che rimangano fuori. Andiamo a vedere di sopra. No, ci sono due stanze qua adesso. Tre Sì, stanze. non credo che possano sfondare la porta. Spero. C'è Cosa ho niente? Cosa trovato? c'è? Ah, Un fucile. sì. Aspetta che mi sposto un attimo. E anche la luce che posso Ma mettere. quindi io tecnicamente posso mettere. No, no, niente. Allora, fammelo caricare. Ok, di là niente. Dobbiamo aprire questa porta qua adesso. Poi ci sono ancora delle scale. Questa è Sì. una lavanderia. Io sto pensando una cosa, però. No, non posso mettermela in testa, niente. Ok, a posto, io ci sono. Se trovi un medikit, dimmi perché io non sto proprio benissimo. Sì, la stanza qua? Ah, ok, già aperto. Salgo di sopra. Perché Sì, arrivo. intanto mi si stanno avvolgendo i cavi sotto. Ah. Ok, sono dietro. Ok. Allora, qua c'è una porta che è caduta. È Sì. un bagno, niente di che, ma un bagno con Ok. una stanza che probabilmente comunica con quella al di là delle scale, quindi è bella grande sta casa. Sì, io entro qua, sto guardando se c'è qualcosa di interessante, ma non vedo nulla. Non Io so negli continuo. armadi qua se c'è magari qualcosa. Ah, Ho trovato una qua gli pistola. armadi si possono aprire, quindi. Ho Guarda, trovato. qua c'è un altro fucile dentro l'armadio. Sì, ma è Fucile bellissimo. Ho metallo trovato un grosso. trapano. Un trapano ho trovato. Poi Questo sembra ok. continuo a esplorare. Sì. Aia. Ah, io ho trovato un paio di cuffie, me le potrò mettere? Ah, ci sono gli armadi a Ah. scorrimento. Ho trovato un arco. Aia, mi sono aperto la porta in faccia. Sì, anch'io prima. Frecce, archi, tutto così. Ah, sei tu, Madonna, ti stavo sparando tantissimo. Ah, c'è il fuoco amico, quindi occhio, perché ci si fa male.
No, lì non mi pare ci sia nient'altro. Qui in camera hai già guardato nei cassetti. No, ecco, devi provare a guardare nei cassetti, mancano quelli. Io avendo due armi nelle due mani, è un casino che Ah, non lo hai ce le armi l'abbiamo. nelle mani, ok. Adesso non ho le armi nelle mani. Qua? Ah, ok, caricatori e quant'altro, va bene. Anzi, il trapano, un macete. Ma chi è che parla? Ma no, non capisco, sembra, non capisco se c'è una radio. Sì, no, abbiamo la radio a lato. Però non capisco perché continua a parlare. Qua sopra credo non ci sia più niente, mi No, sa. no, abbiamo guardato tutto. Le luci funzionano? Andiamo. Ok, il problema è che fuori c'è un bel casino. Dai, io ce l'ho. Dai, la facciamo la scenica, dai. Aspetta, aspetta, fai così. Allora, poggia un attimo questo. Aspetta, No, mi sono chiuso nella porta. Esci! Aspetta, T'ho me ne vado. Aia! sparato in faccia. Sì, ho sentito. Porca vacca, poi ho finito i colpi nell'Uzi, via. Violenza. Contenuto non per Santissima. tutti. Però No, esatto. è stato un Io bel fucile a sono. pompa, un tipo uno SPAS, una roba del genere. Sì, ma Sì, ah, guarda, Madonna, anch'io vedo questo tutto rosso, qua. quindi vai Sì, tranquillo. siamo entrambi Ma rossi. t'ho preso proprio in testa. Per capire se c'è qualche medico da qualche Se ti parte. ricordi su Siege, io non il fuoco amico erano dei colpi veramente impossibili, quindi anche qui ho fatto un colpo in testa proprio. Sì, assolutamente. Ma anche perché io mi ero incastrato purtroppo col teletrasporto. Se ho oggetti davanti, ovviamente non mi passa, mi si è incastrato e quindi sono andato via al volo e ero in piena traiettoria di tiro. C'è un'ambulanza, quindi magari ha dentro Sì, dai, speriamo. qualche medikit. Salve Ciccio. L'ho preso in testa però, Occhio dietro! Ma non buttarmelo addosso. No, io gli sto sparando quello avanti. Sai, l'unica pecca, ma di Sì. questo di tutti i giochi in VR, è che spesso le armi non danno quel senso di pesantezza, ma giustamente come fai? E quindi Sì. spesso tenerla in mano così sarebbe non realistico, perché un'arma del genere pesa un botto. E quindi vabbè. Dai, ho aperto, ho trovato uno Ah, c'è la spy. safe house. Aspetta, aspetta, c'è la safe house qua. Ma aspetta che io ho trovato il medikit, inizio io che mi sono fatto Vai, vai. male prima. Ma mi cadono. Ma come Se ce cacchio lo n'è raccogli? qualcuno qua. No, questa. Spacchiamo i vetri, ma la vedo vuota. Oh, sono tornato normale. Più o meno ho recuperato un po' di vita. Vuoi fare andare avanti tu? Sì, ma il medikit dici che è finito? No. Aspetta, vediamo se va. Aspetta, che io sto. Prendilo da lì. Ah, sì, è a posto, mi hai curato. Ah, Fighissimo. ok. A posto, mi hai curato. Vuoi Ok. una. Vuoi una. No, ho capito. No, vabbè, era un'informazione legittima. Ok, apriamo Serio? le porte, vedete, le aprite così col trapano. Oh, e abbiamo la safe house. Qua entrando dentro, praticamente, è una sorta di checkpoint, fondamentalmente. Ah, c'è anche Anche qua qua il il medikit, medikit comunque. comunque. Io so che tu non glielo devo sentire. Ah, ok. Questa giusto. Bella! Mazza che scintilla. C'è anche le freccette, Io mi sto facendo una domanda a ok. Sì? cui probabilmente so già la risposta. Cioè? La vedi quella Tannhauser? Ah, ok. Credo di sì, Credo. Che bella sta pistola. Cos'è, una Desert anche È questa? la Che desert, sì. bello che sono, Sì. tutte cariche, mi sa. Sì? Va solo scarrellato, sì, il caricatore c'è. Ma perché mi devo aprire le porte in faccia tutte le volte? Alza il braccio. Oh! Ecco, grazie, sì, un po' di. Un po' di deodorante. No, diciamo che in coop è veramente figo perché comunque si riescono a fare appunto le tattiche: uno va di qua, uno copre di là e Bisogna veramente prima o poi puoi prendere guare.
Sì, no, bisogna prendere veramente dimestichezza con i comandi e noi non abbiamo fatto in tempo perché c'è. Però vanno forse ottimizzati per alcune cose perché vedete che continua a cadermi la roba. Magari consiglio poi, secondo me, per gli sviluppatori, se posso permettermi, magari una cosa più alla Boneworks dove io tenendo premuto lo impugno, mollo, apro la mano fisicamente e l'arma cade. Questo Sì. non sarebbe male. Oh, e infatti mi ritrovo in mano con un macete, ma va bene? Io intanto vorrei fare una prova che è questa. Ok, sì, era ok. Ah, l'hai portata fino. Sì, credo però di aver richiamato tutti gli zombie Aspetta, nel giro di questa. 10 km. E le tue chiacchiere sono a zero. Non Mi sa che scoppia, credo. nella safe house mi sa che non scoppia. Non Ok, allora. Aspetta so, credo, però. che metto via questo. No, non ci Lo giurerei, eh. tiro su. Ok. No, in realtà zombie, ok, non ne ho richiamati, Aspetta, strano. fermo, l'appoggio qui. Ok. Aspetta che mi sposto prima che... Ok. Sì. Esplode. Bene, 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 bene. Ok, siamo alla safe house, qua vabbè c'è ancora uno zombie. Non lo so, eventualmente fateci sapere magari cosa ne pensate, se volete magari altri video in coop su questo titolo, dove magari proseguiremo l'avventura un pochino, vediamo com'è, anche perché ho visto che almeno da Almeno da Steam, e poi Steam, poi ovviamente il gioco ovviamente il lo gioco lo trovate su trovate su Steam, Steam, ci ci sono sono tante tante ambientazioni ambientazioni differenti, differenti, quindi quindi sembra sembra anche anche molto bello. C'è molto bello, c'è appunto la appunto la parte parte storia, poi storia, ci poi sono ci sono anche delle anche delle sfide, la sfide, la parte parte sopravvivenza, che sopravvivenza, che penso sia penso una sia una cosa cosa praticamente ondate. praticamente ondate. Qua c'è una stazione di servizio. Che cacchio sta succedendo? C'è qualcuno che spara? E eventualmente, non lo so, fateci sapere se, Sì, come anche dicevo, perché volete. adesso qua si sta facendo intrigante con quell'insegna, l'area di servizio. Io che quasi Esatto. muoio. Aspetta, mi scusi! Ok. Occhio dietro. Lo so, ma. Porca. Cervelli! Che cacchio. Finito le munizie. Munizie finite. Io onestamente dovrei prendere il macete, ok? Che però io non sono Ok, mancino, quindi bisogna di. Vabbè, proviamo. No! ce n'era uno che correva. No, no, io aiuto, 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 aiuto. Ok, Ok. preso. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, Ok, no, volevo fare il gran finale tagliandogli la testa. Dove cacchio. Ah, aspetta che ce n'era, mi sa qualcun altro qua. Aspetta, dov'è che sei erano? andato? Non visti... Ah, guarda che ce n'è qua in fondo, ce n'è. Così È facciamo il pieno, è gran pieno. finale, vediamo. Sì. Perché qua è importante, anche se dovete mirare giusto per tagliargli la testa. O Esatto. Eccolo lì. posso tagliargli un braccio. Però la testa è sempre la soluzione migliore. Occhio che ne arrivano. Occhio, c'è uno che corre. Ok, gambizzati. Okay. Mi è inciampato addosso a me questo. Gambizzati tutti. Due che continuano a correre. Signorina, per favore. Si fermi un attimo. Mamma mia, come li abbiamo ridotti. No, è vero. C'è un altro. Sì, bello anche con le armi comunque melee, il fatto che andando appunto sulla testa gliela troncate via di netto, come anche su tutti gli Ha arti aperto il vari. baule della macchina, hai visto? Si possono aprire. Ah, anche i bauli, bellissimo. Ah, guarda, c'è ancora uno zombie vivo là che sta strisciando verso di te. Ti ama. Scusi. No, si possono anche prendere. Sì. Oddio. Ah, che schifo! Tutto addosso a Sì, me. e qua è andata. E qua basta. La segnalazione su YouTube. Sì, che poi vedi lì, vedi lì. Ah, guarda, sì. Tra l'altro hanno fatto un aggiornamento anche
diciamo in questi giorni, dove hanno messo anche nuove skin di armi, hanno fatto insomma un aggiornamento di 4. Le armi, devo dire, sono molto belle. Da vedere da vicino, non tutte, ce ne sono alcune che magari ci stanno ancora lavorando, ma la maggior parte sono veramente bellissime, come riflessi, come varie componenti. Cioè, sì. Il gioco non è assolutamente male. Secondo me, se è rifinito, perché comunque è ancora in sviluppo, questo qua è un bellissimo cooperativo. Ovviamente il VR non ce l'hanno tutti, però questa qua, porca vacca, che spavento! Aiuto, porca, ma m'ha ammazzato. No, sto morendo. Scappa. C'era una mina. Porca miseria. Mannaggia, mi ha fatto malissimo. Sì, ma hai visto la mina? No, la mina no. Porca. La mina? Ho finito i colpi qua. Aspetta, che la metto qui. Vediamo se funziona. La mina. Credo sia una mina, perché l'ho messa per terra. Ho finito i colpi. Ok, cacchio, il casino è quando si finiscono i colpi. No, no, non è una mina, è forse un caricatore questo, del tipo Thompson. Ok. Vedi? Non è una mina. È il caricatore. Vedo, si vedono i colpi qua, vero? Sì. Porca miseria, io stavo giocarellando con questo fucile, mi è sponato dietro, mi ha fatto caga sotto. No, ok, come l'ho preso? Okay. Va bene. Oddio, ho partito un colpo. Va bene, quindi fateci sapere, ragazzi, se volete qualche altro video dove magari appunto andiamo avanti, vediamo un attimino cos'altro. Oddio! Okay. Faccio pat. Ho fatto il finale col botto che sono morto. Io se vedo bidoni rossi non posso far altro che spararci. Vedete che appunto c'è... sono spawnato nella safe house... che non si apre più, quindi mo... Ah, devo arrivare io con il... Sì, con il... venire qualcuno ad aprire. Con il trapano. Esatto. Attirerai un sacco di vaganti. Stai pronto, quindi qua c'era una sorta di orda. Vabbè, tanto adesso credo di essere morto anch'io, perché sono inseguito e vedo tutto rosso, quindi... morirò anch'io, quindi direi che è il caso di salvare la faccia e salutare adesso, credo. Sì, esatto. Quindi fateci sapere cosa ne pensate, se volete altri video li facciamo più che volentieri. Ecco che Stack Indie sta arrivando. E poi muore. Ok. E questi qua non possono entrare, io posso dargli bastonate? No. Ok. Niente. Vabbè, dai, è finita. Okay. Giorno del contagio 14. Ok, siamo tornati lì, mi sa che... Sì, Bad Santa. Ok, Bad Santa. Aspetta che... Va bene, questo è Survive, scritto con l'1 e il 3. Esatto. Quindi aspettiamo i vostri feedback, fateci sapere... ci vediamo alla prossima. Balliamo un po', Macarena. Ciao a tutti. Ciao. Ai.